Buon lunedì! Questo Wikivlog si apre con un press day. Ho fatto le scale. Sono dai Vrochet, negli uffici di Al Femminile, che sono stati allestiti per il Natale. No, ragazze! Guardate! Vedo già delle cose bellissime, quindi adesso vi porto con me. Ok? Guardate! No! Polo Nord! Guardate qua, Polo Nord, la baita Al Femminile, i Vrochet. No, è bellissimo, sembra che abbia veramente nevicato qua dentro, ma non avete ancora visto, c'è anche la slitta, cioè è stupendo, guardate. Qua c'è poca luce, ma vi assicuro che adesso capirete, guardate come hanno, tra virgolette, ridotto queste stanze. Sembra che abbia davvero nevicato, ragazzi. Cioè, non ho parole per quanto sono stati bravi. Cioè, no, hanno fatto una roba, ragazzi, che no, è bellissimo. Guardate. Cioè, stupendo. No. Welcome home for Christmas. Guardate tutte le lanterne. Questo è il bagno dei sogni, dentro una specie di igloo. Guardate qua. La renna. Mamma, quanto è rilassante l'idea di potersi immergere qua. È bellissimo. Guardate qua. Sono stati bravissimi, bravissimi. C'è pure la baita. Sì, no, ciao. Guardate qua, ragazze. Ragazze, ragazzi, mi seguono sia ragazze che ragazzi, a volte dico solo ragazze. Questa è una vera baita col camino. Bellissima. Adoro. Scusa. Oddio, la cascata di cioccolata. Con Giulia. Sfizioso. Guardate, no, le fragole. Perché si possono ovviamente intingere nel cioccolato, un classico. Io non so se lo farò, però. Che buono, che è. Arancia e cannella o nero? Arancia e cannella, ovviamente. Beh, atmosfera Natale, arancia e cannella, ovviamente, ragazze. Ci vuole un po' di self-control per non prendere qualcosa dal buffet, ma io mi controllerò. Ragazze, guardate! No, ragazzi, guardate qua. Lui vede probabilmente dei coretti che sono dei. È gigante! È enorme! Allora, ragazze, è sera e sto per entrare in questo posto dove c'è il party di Clio. Quindi adesso ci avviamo. Non vi ho detto niente prima perché mi sono dimenticata che fosse stasera. Non sono super puntuale, o meglio, non sono tra le prime ad arrivare. Però insomma sono arrivata per tempo. Vi faccio vedere quanto è bello questo posto. E
vedete CL10 Clio, che è un po' anche, che è anche l'hashtag della serata. E niente, mi spiace di non avervi avvisato per tempo, però ecco, adesso vi faccio un po' vedere. In questo momento sto vivendo a New York e adesso vi spiego quello che vorrei fare. Questo qui non è un tutorial, ma è un video introduttivo. E io per questa settimana inizierò il corso di make-up professionale. Per me in casa è stata una passione, sono sempre stata attratta dai trucchi, tutti i soldi che avevo quasi sempre spesi miliardi di miliardi di trucchi. Da quando inizierò il corso, comunque anche un attimo prima, vorrei iniziare a fare dei tutorial in italiano, in quanto da quando sono arrivata a New York ho iniziato a seguire tutorial americani e inglesi. Mentre mi sono accorta che appunto in Italia non ci sono tutorial. Per me è stata una emozione.
veramente dal vivo, ma che fanno 4 ore di fila per dirmi solo ciao, è una cosa che ti fa capire che veramente puoi lasciare il segno nella vita delle persone facendo la cosa che ti piace, cercando di condividere emozioni e passioni e dall'altra parte anche se c'è uno scatto qualcosa arriva. E questa è la cosa più grande che si può veramente avere oggigiorno, e soprattutto perché tutti la possiamo fare, perché non serve avere raccomandazioni, noi non abbiamo avuto, io sono partita da niente, mia mamma e mio papà facevano gelati che non c'entra assolutamente niente con questo mondo, non avevamo tutti questi soldi, eppure siamo riusciti a costruire una realtà vera e pulita. E questa è la cosa per me veramente che della quale sono fiera. Sono fiera di questo perché spero che tante persone possano prendere come esempio la nostra storia e fare qualcosa di positivo, perché in questo mondo dove ovviamente tutti vogliamo un po' apparire, vogliamo mostrarci, far vedere cosa abbiamo, cosa non abbiamo, la cosa più importante veramente è che dall'altra parte arrivi qualcosa, perché la sera poi è andata a letto felice. Io ieri sera sono andata a letto e per un'ora non riuscivo a dormire pensando alle facce delle persone che avevo visto e alle loro emozioni. Devastata, è stato mangiato tutto. Andiamo a ritirarla, ragazze, così vedete la foto che ho fatto. La vedete subito. La stampa è arrivata lì. Aspetta. La prendiamo. Eccola! E me la sono inviata, praticamente dopo aver scattato potete inviarmi la foto alla vostra mail. Ragazzi, io ho sonno e vado a nanna, ma volevo farvi salutare. Un bacione, ciao. Auguri Clio. Buongiorno, ora di colazione. Non ho voglia di fare porridge, di fare pancake. Niente, ho messo in una ciotola il mio skyr dalla Lidl, allungato con acqua, a cui ho aggiunto le whey protein di Foodspring. Mi devo mettere lo smalto. Ieri sera ho finalmente fatto una manicure perché avevo le mani disastrose. E
Quindi ho sgrassato bene l'unghia, l'ho limata e le ho messo su una base e un olietto per le cuticole. Siccome quando mettete l'olietto dovete per forza fare la manicure il giorno dopo, perché su una base oleosa lo smalto non reggerà mai, quindi deve essere bella sgrassata l'unghia. Per cui ci ho dormito sopra e adesso ci ho messo una mano di crema mani abbondante, cioè una passata abbondante di crema mani, e adesso invece vado con lo smalto e ho deciso di provare il Super Gel di Rimmel nella colorazione 070 Black Obsession, quindi vado di nero e poi base. Sono le 8 del mattino, quindi faccio colazione, prendo il caffè e poi mi metto lo smalto. Devo anche, no, li ho già presi gli integratori stamattina. Mi dimentico anche di ste cose. Sì, li ho già presi. Gli omega 3. Poi cosa prendo? Il gambo d'ananas di Equilibra e il Ribes, sempre di Equilibra. E poi cosa ho preso? La vitamina B12, il multivitaminico. Queste sono le cose che prendo al mattino. Caffè o non connetto, caffè. Quante volte mi sono ripetuta questo mantra? Non arrivare in anticipo al lavoro, non arrivare in anticipo al lavoro, perché sulla strada per andare a lavoro c'è un tiger. Non entrare, non entrare, non entrare, non comprare, non comprare, non comprare. Vado. Buongiorno. Oggi ho rispolverato un cappotto da decluttering, ragazzi, questo cappotto non lo trovavo più dal 2006-2007. L'avevo preso nel negozio dove lavoravo nel periodo, bellissimo, di Nolita, e io ero convinta in questi anni di averlo dato via. Peraltro, quanto è bello il rossetto di Pixi, ragazze, cioè bellissimo. Poi l'abbinata fucsia, mani smalto nero, mi piace da morire. Comunque l'avevo comprato nel negozio ed è fatto così, vedete, sembra un giubbino di jeans messo sotto che sbuca. In realtà no, è fatto così, proprio il cappotto è fatto così, in lana bouclée, vedete un po', arriva poco oltre il ginocchio ed è molto molto bello. Io non me lo ricordavo nemmeno più, ormai ero convinta di averlo perso, cioè di averlo buttato, di averlo regalato, non so, e invece era in cantina e quindi adesso me lo sono rispolverato. L'ho messo con culotto jeans e le scarpe da ginnastica, quelle di Zara, e questo cappellino grigio, così tanto perché io senza cappellino non esco mai d'inverno. Qualche volta, vedete, si può, se ho il dolce vita non metto la sciarpa, ma cappellino sempre, quasi sempre anche guanti, ma non mi sono ricordata e sono un po' in ritardo. Stavo pensando che l'altro giorno mi sono dimenticata di fare l'intro prima di entrare. Era martedì, quel giorno che sono andata alla festa di Clio, al party di Clio di giorno, di mattina, verso l'ora di pranzo sono andata al press day di Heisenberg e mi sono dimenticata di mettervi il video che ho girato. È molto carino perché hanno presentato dei nuovi prodotti della linea Exelon's. Quindi la linea già Heisenberg è top, hanno fatto una linea top di Heisenberg e il lancio era per due prodotti della linea occhi, soprattutto la maschera e il contorno occhi che mi hanno dato, e quindi appena terminò Result Time chiuso. E cosa vi volevo dire? È che ve lo metto adesso, quindi vi metto adesso la clip che ho girato da Heisenberg e basta. E mi auguro una buona giornata. E non lo so, oggi che giorno è oggi? Giovedì. Oggi è giovedì, quindi finalmente oggi dopo il lavoro vado a fare gambe. No, gambe. Non mi ricordo, comunque devo sicuramente allenarmi. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani che è venerdì. La settimana finalmente volge al termine domani. Sono un po' stanca, non vedo l'ora che termini effettivamente. Cioè, tipo che non vedo l'ora che sia domenica. Che freddo, ragazzi, volevo guanti. Ciao.
Allora, ci sono delle novità occhi che sono praticamente la maschera, che è una maschera appunto per gli occhi da tenere in posa oppure da tenere come sleeping mask, e poi c'è una crema più ricca, la crema suntuosa, oppure il Soin Sublimateur, che è più una crema, diciamo, più gel fresca. E ci sono anche novità per quanto riguarda la linea Excellence viso, quindi creme. C'è una crema giorno e una crema notte. La crema giorno è quella dorata, mentre la crema notte è quella diamante. E poi c'è un siero che si chiama Serum Diamant, che è appunto un concentrato rigenerante, rassodante, antirughe, uniformante, che invece si può mettere appunto prima delle creme. Queste sono le novità Heisenberg Excellence. Ma sei qualche giornata, ragazzi, sono distrutta, non so se si vede, sono stanchissima, sta arrivando la metro, sto andando a casa, ho un freddo, ti sono impellicciata, guardate, sembra un accappatoio ma è una pellicetta, è anche molto carina. Basta, sono stanca morta e non vedo l'ora di dormire. E anche se sabato non farò altro che mettermi a letto e dormire, magari potrei chiudere anche il vlog domani, che è domenica, però diciamo che tra venerdì e sabato non sono riuscita a girare niente perché a lavoro sono stati giorni intensissimi, d'altronde è Natale fra poco e quindi la corsa ai regali è arrivata, sta arrivando la mia metro, vi mando un bacio e non so se ci vediamo domani, vi saluto domani, se no vi saluto adesso. Ciao! Buonasera. Sabato sera sono appena tornata da lavoro e siete precariamente posate sul tavolo. Infatti questa è la tazzina del caffè, dove in realtà non prendo il caffè ma metto le pastiglie, gli integratori che la mattina prendo. Faccio le divisioni, metto qua quelle che devo assumere al momento della colazione, poi mi metto da parte quelle che devo portarmi via per l'ora di pranzo, gli omega 3, vitamina C, eccetera. E sabato sera sono appena rientrata a casa da una giornata di lavoro distruggente. Tutte voi sapete che ormai adesso sono iniziati, diciamo, gli acquisti del Natale. In questo momento collaboro appunto con un negozio, lavoro in un negozio, per cui comunque c'è veramente tanto da fare durante il periodo delle vendite natalizie. E sabato è una giornata sfiancante, anche ieri è stata bella pesante, e insomma è stata una settimana molto molto intensa, e quindi ieri non ho girato perché ieri c'era da fare anche l'allestimento natalizio, quindi è stato veramente terribile a livello fisico, sono tornata a casa, ero distrutta. In realtà sono uscita a mangiare qualcosa fuori, a mangiare un hamburger, ma volevo tornare subito a casa perché ero veramente stanca e stasera ho accumulato quindi anche la stanchezza di ieri, perché tra una roba e l'altra sono andata a letto alle 2 ieri, 2 e mezzo, perché tra cenare e tornare a casa, insomma, si era fatto tardi. Quindi stasera è sabato e la mia massima trasgressione sarà andare a letto alle 9 e mezzo, cioè tipo sono le 9, fra mezz'ora mi metto a letto e mi guarderò due puntate arretrate di X Factor. In realtà ieri è andata in onda la terza, che devo recuperare, quindi sono indietro di 3 perché oggi è sabato, no, quindi giovedì è andata online, è andata in onda, sì. E però mi recupero quelle 2, poi mi vedrò anche quella. E per cena ho deciso di mangiare una cosa che per me è di una bontà incredibile. L'altro giorno sono andata a fare la spesa di qualcosa che mi mancava al Carrefour, ragazzi, ho trovato queste, le cebadas, che per me sono una cosa pazzesca. Peraltro io dico proprio cebadas perché sono cagliaritana, mentre nella zona del nord Sardegna dicono seadas, quindi senza la B. Ho comprato anche il miele, in realtà il miele che ci vorrebbe è il miele di Corbezzolo, ma dove lo trovi il miele di Corbezzolo a Milano? Scusate per il rossetto completamente spatasciato, ma ce l'ho da stamattina alle 7, quindi lode a Paola P, numero 18, Paint for Lips, perché
Sono le 9, ce l'ho da stamattina alle 7, tipo 14 ore, ci ho mangiato, ho bevuto tutto il giorno, cioè, mamma mia, è durato tantissimo. Quindi adesso mi faccio l'asse badas e siccome non ho voglia di cucinare niente, cioè faccio l'asse badas e vado a letto, mi berrò uno shaker proteico. Sapete che, lo dico sempre, gli integratori servono ad integrare quando non riuscite a mangiare del cibo fresco, in questo caso appunto integrerò con lo shaker proteico, farò tipo, boh, no, questi sono gli aminoacidi, una delle bustine che mi hanno mandato per Natale. No, questo è uno shake alla vaniglia, non mi piace la vaniglia, questo è uno shake al mango. Ecco, potrei fare per esempio un mango, oppure ecco qua il cioccolato con latte d'avena, faccio il cioccolato con latte d'avena, mi mangio l'asse badas. Quindi questa è la mia cena sgarro, perché sapete che io sono piuttosto, diciamo, tranquilla nei miei pasti, però ogni tanto mi piace sgarrare. Poi se si tratta di Sardegna, addio, ho le unghie sì distrutte, ragazze, e mi si è infiammata tutta sta zona qua intorno delle pellicine, perché io credo di essere allergica alla polvere, al cartone, eccetera, e mi si è infiammato tutto quanto, perché ho aperto un sacco di scatoloni. E mi si è infiammata tutta la, avevo tutte le pellicine, vedete che mi si sono completamente sollevate e mi si è infiammata ed è gonfia dolente. Quindi adesso ceno, mi strucco e poi vado a letto e se trovo dei guantini di cotone faccio tipo una maschera per le mani. Secondo me qualcosa di maschera per le mani devo averla, quindi farò la maschera per le mani. Vi faccio poi vedere cosa mi sono regalata per il Black Friday. Ho comprato online una cosa, in realtà poi era un'offerta di Groupon, ma io in realtà stavo girando online, la desideravo da un sacchissimo di tempo e ho deciso di regalarmela. È questa ed è lo scaldasonno. L'ho preso su Groupon, è in lana, vedete, tipo pecorello, pecorelloso, non so se si capisce. E non vedo l'ora adesso di provarlo. Ha un selettore di calore, è un 160x140. Io non ho capito se si mette sotto a contatto col materasso o sopra. Ad ogni modo, io ne avevo una quando ero ragazzina a casa dei miei genitori, che era proprio una coperta elettrica, quindi si metteva come coperta. Poi ne avevo comprato uno qua a Milano, scaldaletto, proprio si metteva sopra il materasso, tra il materasso e il lenzuolo con gli angoli. In pratica ci mettevate poi sopra il lenzuolo con gli angoli. E si erano rotti entrambi, quindi erano veramente tanti anni che desideravo ricomprarlo e non lo facevo mai. E adesso ho trovato questa offerta, l'ho pagata poco secondo me, perché l'ho pagata 32 euro, visto che i prezzi si aggiravano anche intorno ai 70, 100 e anche di più per lo scaldaletto, quello originale. E niente, vedete com'è fatto, non vedo l'ora di inaugurarlo. Questi sono giorni di super freddo, casa mia è molto calda, però andare a letto col temporino è proprio tutta un'altra roba, quindi non vedo l'ora di provarla. Adesso faccio la mia Asse Badas e poi mi godo X Factor. Non mi voglio ammalare perché dicembre sarà un mese lavorativamente intenso. E quindi dopo mi farò anche la tisanina a letto bella calda e poi ninna subito presto. Io vi mando un bacio, spero che questo vlog sia stato, questo weekly vlog sia stato più interessante di quello della settimana scorsa. Mi sono dimenticata di rendervi partecipi del press day che c'è stato da Sciacca all'OVS. Ho fatto però tante stories, quindi spero che mi seguiate su Instagram e ve le siate godute. Ad ogni modo, vi mostrerò e vi parlerò delle novità sul canale, magari in un unboxing. Spero che vi faccia piacere, piacere, non riesco più a parlare della stanchezza. Un bacio e al prossimo video. Ciao bimbe e bimbi. Perché la Sardegna, ragazzi, non è in un posto fisico, la Sardegna è nell'animo. Nell'animo, sarde per sempre. Che bontà. Un buon sabato, anzi, voi lo vedrete domani che è domenica. Buona domenica. Ciao.